Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è un video un pochino diverso dal solito. Infatti vorrei parlarvi di un percorso che ho deciso di intraprendere. È un percorso che ho voluto fare, ho voluto iniziare vedendo la quantità di rifiuti, soprattutto di plastica, che io e la mia famiglia produciamo. Mi sono informata parecchio, ho visto molti video, ho letto molto da internet e ho deciso di intraprendere questo percorso zero waste a piccoli passi, perché partire e fare tutto subito, rinunciare tutto a tutto e subito, sono sicura che, ecco, io durerei 5 giorni, ma credo tutti. Quindi ho pensato di procedere a piccoli passi e iniziare da quello che mi crea meno difficoltà. Quindi ho pensato di iniziare con la cura della casa, che mi sembra molto più semplice, con alcuni piccoli accorgimenti. Ho visto, guardando parecchi video, delle cose che mi hanno un po' fatto storgere il naso. Allora, il primo punto che ho notato in tantissimi video è che un sacco di ragazze che hanno iniziato questo percorso zero waste, la prima cosa che hanno fatto è stata buttare via tutto per comprarsi cose zero waste. Quindi, ad esempio, c'era una ragazza che aveva buttato via tutti i contenitori di plastica che aveva per sostituirli con dei contenitori di vetro, ma praticamente in un giorno ha creato la spazzatura che avrebbe creato in anni. Quindi sono rimasta un po' così e ho cambiato video. Un'altra cosa che ho visto e che non capisco: la maggior parte di queste ragazze sono vegane. Io sono onnivora, però la cosa che consigliavano erano questi panni in cotone imbevuti di cera per coprire gli alimenti. Allora, intanto, se sei vegana non dovresti utilizzare prodotti con cera d'api. E poi quello che credo io, questo però è un pensiero, ecco, senza, non mi sono informata molto bene, però è quello che penso, visto che le api sono in pericolo e le stiamo sdrenando dal pianeta, credo che magari utilizzare prodotti senza cera d'api possa essere utile, nel senso, lasciamole in pace queste api, abbiamo un sacco di alternative, non vedo perché utilizzare questi panni in cera d'api, sinceramente, quando ci sono tantissime alternative. Comunque, io in questo video vorrei farvi vedere alcune cose zero waste che utilizzo da tempo, con cui mi sono trovata più o meno bene e parlarvene. Poi, se siete interessati a questo percorso, io piano piano ho intenzione di fare appunto questi cambiamenti. Per quanto riguarda però la cosmesi, io ho tante scorte e io intendo finire tutte le scorte prima di acquistare altri prodotti, perché non ha senso. Quindi intanto vi faccio vedere quello che utilizzo, che ho e che ho da tempo. Allora, la prima cosa di cui vorrei parlarvi è la coppetta mestruale. Io questa coppetta l'ho acquistata quando ancora nessuno le utilizzava. Le utilizzavano solo le femministe incallite, ma ancora nessuno le utilizzava. Non si trovavano online, non erano di moda tra il mondo biologico, quindi ancora non se ne parlava. La pagai anche tantissimo. Io ero molto restia a questa coppetta perché mi faceva schifo la cosa di doverla svuotare, mi prendeva male, però poi ho pensato: queste donne che la utilizzano sono completamente impazzite o effettivamente è la svolta della vita. E quindi ho detto: vabbè, la compro, male che vada, ho buttato via dei soldi, ma se va bene risparmio tanti soldi perché gli assorbenti costano e in più non inquino. E quindi la comprai. Allora, io adesso non ho più il ciclo per motivi che non sto a dire qua, da anni, quindi io in realtà non utilizzo più neanche questa. So che ci sono gli assorbenti lavabili, ma credo comunque di preferire questa, gli assorbenti lavabili. Comunque, questa è del marchio Moncap e durano, per esempio, questa mi sembra duri 10 anni. Io la andavo a utilizzare e ogni volta l'andavo a
pulire con del sapone. Semplicemente, e a fine ciclo lo andavo poi a bollire. Mi sono trovata benissimo e a saperlo prima l'avrei comprata molto prima perché intanto non avete più problemi di irritazioni dovute appunto agli assorbenti, non vi suda la zona, in estate andate al mare, siete tranquille, siete fresche, siete leggere e può essere tenuta fino a 8 ore, dipende dal ciclo che avete. In ogni caso io questa ve la consiglio, mi sono trovata benissimo. Ora appunto motivi di forza maggiore non la utilizzo più, non utilizzo più niente, ma questa è stata per quanto mi riguarda un'ottima scelta. Tornassi indietro la rifarei assolutamente. Altri prodotti che sto utilizzando sono i dischetti struccanti. Io non utilizzo più i dischetti, quelli monouso, da anni. I dischetti monouso li utilizzo solamente per disinfettare le ferite oppure per togliere lo smalto quelle poche volte che lo metto. Allora, volevo un po' parlarvi dei dischetti struccanti che ho. Sicuramente, secondo me, i dischetti migliori che io ho sono questi qua di Lamasona. Vengono venduti con questa bellissima scatolina in legno, ma possiamo acquistare anche il refill, quindi il sacchettino senza la scatolina in legno, ma solamente con i dischetti. Allora, non mi ricordo quanti dischetti fossero, però mi sembra 10 dischetti se non sbaglio. C'è il suo sacchettino per poterli tenere e lavare. I dischetti sono questi qua. Mi piacciono molto. Possono essere utilizzati solamente con acqua. Effettivamente vanno bene anche solo con acqua, ma solo se avete dei trucchi molto leggeri, non avete tanto mascara. Io comunque metto sempre lo struccante sul dischetto e mi trovo molto molto bene. Sono belli morbidi, si lavano con facilità, rimangono molto delicati sulla pelle e durano tantissimo. Sono molto sottili. Ho fatto un post sul blog, così potete trovare il prezzo dove acquistare i prodotti e tutte le varie caratteristiche di questi dischetti che adesso, sinceramente non mi ricordo perché ce l'ho da anni. Mi trovo molto molto bene con questi dischetti e mi piace perché, sono sottili e non bevono tantissimo struccante, quindi sono ottimi per questo motivo. Gli altri dischetti che voglio mostrarvi sono, allora, questi qua della Sien. Che in realtà non ho ancora utilizzato, però volevo mostrarveli perché so che in tanti vanno a fare la spesa al Lidl e quindi sappiate che potete trovarli anche lì, non costano tanto, è un bel sacchettino con tanti dischettini dentro. Io ho poi anche questi qua di Essence che sono delicati sul viso, ma a differenza di quelli di Lamasuna, questi si bevono parecchio struccante. Quindi, non lo so, preferisco quelli di Lamasuna. Sono comunque delicati, struccano bene, ma l'altro è migliore. Forse con il latte detergente è meglio piuttosto che un'acqua micellare perché appunto non riesce a berlo completamente. In ogni caso sono buoni, ve li consiglio comunque. Semplicemente quelli di Lamasuna bevono meno prodotto. Altro prodotto che a me piace tanto, questo veramente ce l'ho da anni, 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 se andate a vedere nei video vecchi trovate quando l'ho acquistato ed è praticamente perfetto, non è macchiato, inizia a essere un po' ruvidino, però è ancora buono per essere utilizzato. Questo guantino qua della Sien, se lo trovate prendetelo, provatelo perché è fantastico, con questo mi trovo bene. Anche questo non assorbe tanto prodotto, rimane delicato sul viso. Questo qua può essere lavato in lavatrice a 40 gradi e mi piace molto, ve lo consiglio. Anche questo qua può essere utilizzato solo con acqua, ma io metto il detergente, è un buon prodotto che si trova appunto anche al supermercato, quindi non c'è bisogno di fare ordini online. Perché un'altra cosa che ho visto di queste ragazze super zero waste, che magari vanno a comprare le cose che vengono dal Canada, dall'America, e quindi poi inquini tantissimo lo stesso, quindi non ha senso. Un altro prodotto di cui voglio parlarvi, ma in realtà vi avevo già parlato, sono questi pannetti. Allora, io vi avevo fatto un video tantissimi anni fa e ve lo lascio anche quello nell'info box giù e tra le schede. Comunque, tutti i link utili, le cose le trovate giù. Allora, da Kiko vendevano o vendono, non lo so, questo panno struccante che era appunto in questa bustina ed era bianco.
Se andate in un qualsiasi negozio per Casalinghi, Mauris, Tigotà, qualsiasi posto, vendono questi pannetti per pulire. Questi qua sono di quelli rigidi che vanno appunto bagnati con l'acqua e diventano morbidissimi, un materiale strano, e vengono 1 euro. Praticamente sono gli stessi pannetti. Io questi qua li divido in due. O in tre, dipende, anche in quattro a volte, e niente, li bagno sotto l'acqua. Quando sono morbidi, metto un gocciolino di struccante e mi strucco. Sono ipermorbidi sulla pelle, struccano bene, si bevono poco prodotto, anche questi costano pochissimo e vi durano anni, perché questa qua io ce l'ho da tanto, da almeno 6 anni, e ne ho utilizzato solamente una metà. Quest'altra metà è sempre qua, quindi durano tantissimo. Sono un'alternativa economica, e appunto che dura un sacco di tempo, quindi sono sicuramente meno inquinanti dei dischetti usa e getta. Io vi sto facendo vedere tutte queste cose diverse perché sono tutte cose che non sono usa e getta, quindi inquinano di meno e sono diverse tra loro. Quindi uno magari può fare diverse prove e scegliere la cosa con cui si trova meglio. Io mi trovo bene anche con questo. Infine ho due prodotti che non ho ancora provato. Allora, questo qua, che è appunto un panno struccante che mi è stato omaggiato dall'azienda a un Cosmo Prof, non ricordo. Comunque, questo è un guantino Glow del marchio Glow. Io ne avevo provato già uno. Terminato, cioè consumato, che ho buttato via, ma devo dire che non mi sono trovata benissimo con questo pannetto di questo marchio perché è durato molto meno tempo rispetto agli altri, costa di più e è anche più piccolo, quindi cioè è un buon panno per struccare, ma diventa duro nel giro di poco, quindi va poi buttato. E quindi devo ancora provare questo, vi farò poi sapere come mi trovo, ma con l'altro non mi sono trovata bene. La cosa che mi sono scordata di dirvi è che questi prodotti, una volta che diventano duri e quindi non, ruvidi e quindi non li utilizzo più sul viso per struccarmi, io li utilizzo per pulire, li ho sempre utilizzati per pulire oppure per asciugare l'acqua, ad esempio, dall'acquaio della cucina. Quindi ecco, riutilizzate queste cose che possono ancora essere utilizzate. Ultimo prodotto per struccare è questo guanto della Yves Rocher. Questo qua, è un guanto struccante, anche qua c'è scritto con solo acqua, vedremo e poi vi farò sapere. Comunque è in un pack in cartone, e il guantino, ve lo faccio vedere, è questo qua che è super super morbido, vi farò poi sapere come mi trovo. Per quanto riguarda invece i prodotti beauty, io ho utilizzato uno shampoo solido della Saponaria con cui mi sono trovata bene, ma l'applicazione non mi piaceva perché mi sembrava di avere i capelli molto secchi durante l'applicazione. Poi in realtà una volta asciutti i capelli non erano per niente secchi, ma l'applicazione non mi piaceva molto. Mi sono trovata però molto bene con lo shampoo di La Masuna, vi lascio tutti i link comunque. Mi sono trovata veramente molto bene, costa di più, vi dura tantissimi mesi lo shampoo solido, veramente tantissimi mesi, aveva una buonissima profumazione, faceva tantissima schiuma, mi lavava molto bene i capelli, non li seccava, non li appesantiva, mi piaceva molto e io avevo preso anche questo barattolino appunto per contenere lo shampoo solido che appunto ho ancora e continuerò poi ad utilizzare. E quindi niente, gli shampoo solidi di La Masuna io ve li consiglio perché secondo me sono molto molto buoni. Per quanto riguarda il Radersi, io ho di questa marchio Secret de Provence, è un marchio certificato biologico, viene rivenduto anche su Ecoverde, ho questo panetto di sapone. Che appunto serve per la rasatura. Io lo sto utilizzando da tanti mesi ed è sempre così. Quindi ce n'è tanto. È vero che poi ogni tanto l'alterno ad altre cose perché ce l'ho, voglio finirle e per poi non ricomprarle più, però mi piace tantissimo perché a parte fa tanta schiuma, lascia il rasoio scorre molto bene e non vi tagliate, ma mi piace tantissimo perché con questo prodotto, una volta terminata appunto la rasatura, io ho le gambe lisce come la ceretta, identica alla ceretta e mi rimangono lisce per un
più giorni, mentre con la schiuma normale, il giorno dopo ho già i mini pelettini che sono ricresciuti. Non so per quale motivo, però con questo io mi trovo da Dio, è fantastico. Non so quanto costa, non me lo ricordo, ma vi dura 6 volte di più di una normale schiuma per la rasatura. Di questo marchio ho anche lo shampoo solido che ancora però non ho utilizzato, non ho provato. So che Giulia ci si è trovata bene, se non sbaglio. Non mi piace però il fatto che lo shampoo solido sia nella bustina di plastica, non ha molto senso. Questa invece è nella scatolina in cartone. Per quanto riguarda i detergenti viso solidi, mi sono trovata molto 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 bene con il detergente viso della linea COSO di Officina Nature. Buonissimo, delicato, lava benissimo la pelle. Un altro sapone buono è quello di PH Bio solido, che ce l'ho di là, mi sono scordata di prenderlo. Non è wow, però è buono. Anche qua i detergenti per il viso solidi vi durano 5 volte di più dei detergenti normali. Però mi raccomando, non utilizzate le saponette, perché quelle vi seccano la pelle. Utilizzate detergenti per il viso solidi, perché la formulazione è diversa e sono più delicati sulla pelle. Un altro prodotto che ho utilizzato sul viso, questo è il mio preferito, non questo in particolare, l'altro che però ho terminato, ma vi lascio il post che ho creato sul mio blog, è del marchio Lilac, Sensitive Skincare. Ho adorato questo detergente per il viso, ne hanno tantissimi. Questo qua, ad esempio, è quello a pH neutro idratante. Ne hanno una quantità incredibile, hanno anche quelli per mantenere l'abbronzatura, ad esempio, e mi sono trovata benissimo con questo prodotto. Ho ancora da utilizzare questa e appunto quella per l'abbronzatura. Non vedo l'ora di utilizzarlo. Semplicemente sto prima finendo tutti gli altri detergenti col pack in plastica per poi utilizzare questi qua. L'ultimo prodotto che vi mostro, questo in particolare non l'ho ancora utilizzato, però ho utilizzato il suo fratellino. Questo è il marchio Blend Creme, non so come si pronuncia. Praticamente vendono i prodotti in questi barattolini in vetro, in questo formato piccolo da 40 ml, ma anche in formati più grandi, e hanno tutta una linea completa per il corpo. Io avevo utilizzato lo scrub per il corpo al pompelmo e mi ero trovata divinamente, mi era piaciuto tantissimo. Questa invece è la crema per il corpo al soufflé. E anche questo devo utilizzarlo, vi farò sapere poi come mi trovo con questo. Comunque volevo consigliarvi lo scrub di questo marchio. Inoltre poi mi sono trovata molto molto bene, ma non ce l'ho più, con il dentifricio, con lo spazzolino in bambù di Thea Natura che ho acquistato per anni, poi ho smesso, non so perché, non c'era in realtà un motivo, forse perché al tempo dovevo per forza ordinarli su internet, mentre adesso gli spazzolini in bambù si trovano ovunque, anche da Tiger. Magari non hanno le setole compostabili e quindi le setole poi vanno buttate nell'indifferenziata, però insomma gli spazzolini in bambù vengono, si trovano ovunque. Sicuramente acquisterò nuovamente uno di questi spazzolini, non so ancora se acquistarlo in bambù, in mais, oppure quelli in bioplastica, dove appunto bisogna ricambiare la testina. Non so, casomai se voi avete delle preferenze, fatemi sapere e datemi dei consigli. Altra cosa che voglio prendere, perché sto quasi terminando il dentifricio che sto utilizzando, ho varie mini taglie di dentifricio, ma ci metto pochissimo a terminarlo, è appunto il dentifricio. Non so quale prendere. Ho provato quello di Lamasuna, ma assolutamente sconsigliato, assolutamente bocciato. No, ce ne sono vari, ci sono quelli in pastiglie, quelli in crema, in pasta. Forse è meglio quello in pasta perché quello in pastiglie mi sembra molto più scomodo, però ecco, ho visto che parlano molto bene del marchio Ben e Anna. Fatemi sapere se voi avete provato qualcosa, qualche dentifricio, volete consigliarne o sconsigliarne qualcuno. E quindi niente, queste sono un po' le cose che intendo fare. Fatemi sapere se siete interessate a vedere altri video del genere, a seguire appunto il mio cambiamento, fare questo percorso insieme. Sicuramente ecco, non andrò subito ad acquistare 180 cose per quanto riguarda il beauty, perché appunto voglio terminare quello che ho. Però per quanto riguarda la casa, ad esempio, detersivi vari,
spugnette varie, cose, metodi anche dei trucchi. Ho trovato dei trucchetti molto interessanti per pulire la casa che sto testando e che mi piacciono tanto e che non c'è bisogno dell'aceto che puzza. E quindi ecco, se siete interessati, fatemi sapere. Se avete dei consigli su qualsiasi cosa riguardo appunto l'argomento zero waste, fatemi sapere, condividete giù la vostra esperienza nei commenti, che è sempre molto interessante. Quindi io vi saluto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!